Mi sembra che si dimentichino un paio di cose. La prima è che i primi a attaccare sedi diplomatiche sono gli iraniani, per esempio in Argentina, per cui parlare di banditismo da parte di Israele ha bandito bandito e mezzo. La seconda cosa che si dimentica è che nello statuto, nel fondamento proprio della Repubblica Islamica, c'è la distruzione dello Stato di Israele. La terza cosa è che l'Iran è vicinissimo ad avere la bomba nucleare. Queste cose qui messe insieme fanno capire che A, Israele non può non rispondere, e B, le parole lasciano il tempo che trovano. Al momento opportuno i primi a essere d'accordo con Israele nel eventualmente eliminare o comunque contenere la potenza iraniana sono gli altri paesi arabi. Gli altri paesi arabi. In realtà non sono nella mia postazione solita. In questo contesto, la follia vera nostra è quella di saldare Israele, scusate, l'Iran con la Russia. Noi dovremmo separare queste due entità cercando di evitare che il conflitto diventi mondiale. E dovremmo sempre ricordarci che Israele sta commettendo errori, per carità di Dio, ma di fronte a una potenza come l'Iran che si sta per dotare di una testata, ma se, avete presente cosa sarebbe successo sabato se uno di quei missili avesse avuto una testata nucleare? Dorsi.